Conosciamo ciò che segue. Gesù Cristo, l'immagine vivente di Dio, è nato nella storia. Il pre-eterno figlio del Dio vivente è nato da una donna, una vergine. Nata è la stessa immagine di Adamo. Ed egli vive una vita pienamente umana. E questo Gesù, questo nuovo Adamo, pienamente divino e pienamente umano, che ripristina l'immagine di Dio. E così ora noi possiamo vivere in Cristo, possiamo morire in Cristo ed essere innalzati in Cristo. Il paradosso rimane, ma è interamente ridefinito. La vita e la morte sono trasfigurate da Dio nella vita e nella morte di suo Figlio. L'immagine divina è ripristinata al suo splendore e quella immagine o icona è Gesù Cristo, il nuovo Adamo. Ma come ogni dimensione della nostra vita nel mondo, come cristiani nella Chiesa, questa restaurazione è sia un dono che una chiamata.